La vita e dunque l'uomo nuovo come conseguenza della Pasqua di Cristo. Si tratta del tema al centro dell'edizione 2024 del Giovedì dopo le Ceneri, il tradizionale appuntamento in preparazione all'annuncio pasquale che il Dipartimento di Teologia dell'Evangelizzazione della Facoltà Teologica dell'Emilia-Romagna indirizza al presbiterio bolognese, ma anche a tutti gli operatori pastorali. L'appuntamento è nell'Aula Magna del Seminario Arcivescovile, giovedì 15 febbraio alle ore 10. Quest'anno abbiamo voluto focalizzarci sopra il tema della vita nuova che scaturisce dalla Pasqua di Gesù. Abbiamo avvertito questa esigenza perché accanto all'annuncio della misericordia di Dio che si rivela nella croce di Cristo possa anche essere sottolineato dall'annuncio pasquale il progetto sull'uomo nuovo che nasce dalla Pasqua. E allora abbiamo invitato a questo evento due colleghi. Il primo è Massimo Grilli, della Pontificia Università Gregoriana, biblista, al quale abbiamo chiesto di illuminarci a partire dal Vangelo di Matteo qual è la vita alla quale il Padre dice di sì nella risurrezione del suo figlio. Il Padre risorge il figlio, risorge la vita di Gesù, che non è una vita qualunque, ma è stata tutta una vita spesa nella logica delle beatitudini. E poi abbiamo chiesto al professor Fulvio Ferrario della Facoltà Teologica Valdese di Roma di aprirci prospettive teologiche e pastorali sopra questo tema, in particolare di condividere con noi il tema del rapporto tra Vangelo della Grazia e giudizio all'interno della tradizione riformata. Come stanno insieme e in tensione questi due aspetti? L'augurio che ci facciamo è che questo cammino verso la Pasqua che intraprendiamo insieme possa davvero contribuire a formare in noi l'uomo nuovo.